Buon salvone appassionati di Football Manager, io sono Alessandro, Luculus Games su YouTube e su quella piattaforma viola dove vado in live tutti i giorni, trovate il link in descrizione. Oggi vi racconto la mia personale esperienza ad un torneo online a cui ho partecipato in questi giorni, ovvero all'Euro 2020, manifestazione organizzata dai ragazzi di Progetto Gaming, di cui abbiamo già parlato in altre circostanze, quando abbiamo parlato delle FM Ranked, questa manifestazione similfoot FIFA però su Football Manager, oppure sull'FM Milano, un torneo fatto con FM 2019 un paio di anni fa. Tutti i racconti che trovate sul canale YouTube di Luculus Games. Attenzione però, perché questo, appunto, come potete immaginare dal nome, è un torneo che si andava a svolgere in parallelo col torneo reale degli europei di 2020, che poi si sono giocati nel 2021 causa Covid, ma quello è un altro discorso. Data la manifestazione, per ovvia ragione, bisognava utilizzare solamente le nazionali. È chiaro che io, come tutti gli altri partecipanti, se avessimo potuto liberamente scegliere, magari avremmo preso sempre Francia, Germania, Portogallo, Inghilterra, Spagna, Belgio, Italia. E invece ovviamente non poteva essere così, insomma c'è stata una giornata dedicata all'assegnazione delle varie nazionali ai vari partecipanti, e io purtroppo mi sono beccato la Turchia. Insomma, poteva andarmi sicuramente meglio, non è sicuramente una nazionale che può ambire a vincere il torneo, ma questo chiaramente mi ha passato il caso, quindi dovevo, ahimè, ingoiare il boccone amaro. C'è da dire però che questi ragazzi di Progetto Gaming hanno comunque provato a ribilanciare le cose, inserendo vecchie glorie del passato per quelle nazionali messe un po' male, o addirittura cercando di dare sempre più equilibrio, hanno preso giocatori che realmente ancora esistono, ma li hanno riportati alla loro gioventù migliore, alzando chiaramente il CA e le loro competenze. Prima però di parlare appunto del CA, andiamo a vedere queste nazionali. Questo è il sito di Progetto Gaming nell'area riservata ovviamente a Euro 2020, così possiamo spulciare un po' le varie rose. Come potete però già notare, alcuni nominativi sono di colore diverso, in blu troviamo sia giocatori del passato come per esempio Litmanen nella Finlandia, sia giocatori ancora presenti sulla scena mondiale ma che ovviamente sono stati ripristinati ai loro anni migliori, come il caso di Mario Mandzukic. Non che di base insomma sia un giocatore, diciamo, scarso, ma sicuramente non è più fortissimo atleticamente come qualche anno fa, e quindi hanno pensato di pomparlo per la Croazia, per renderla in qualche modo, diciamo, più equilibrata rispetto a nazionali come il Belgio, che hanno giocatori fantasmagorici come De Bruyne, come Lukaku e compagnia bella. Quindi abbiamo l'Austria, la Danimarca, la Finlandia, la Francia per esempio, che ovviamente non è stata ritoccata perché hai uno dei giocatori più forti della competizione come Mbappé. Quindi passiamo a vedere sì le rose di queste nazioni, ma tenendo presente però anche il CA, perché quello insomma ci dà un'idea completamente diversa dei valori in campo. E qui devo ringraziare un ragazzo di Progetto Gaming che mi ha inviato questi screen, così posso farvi vedere anche i CA dei vari giocatori, così ci rendiamo conto come alcune nazioni comunque, nonostante il gran lavoro di ribilanciamento, purtroppo restavano molto più forti di altre, rendevano comunque purtroppo la competizione non equilibrata. Questi CA si possono vedere solamente grazie appunto a questi screen, perché noi avevamo semplicemente la rosa che dovevamo mettere all'interno della cartella team esportati presente su FM Touch, perché utilizzavo appunto FM Touch tramite modalità versus. Ne abbiamo già parlato, abbiamo fatto un video su come si fa la sfida tra modalità versus, abbiamo anche visto come si fa ad esportare appunto una squadra, quindi insomma vi rimando a quel video per diciamo approfondire l'argomento. Ad ogni modo, questa è la situazione iniziale per esempio della Germania con le CA e le PA. La CA è la current ability, ovvero la situazione attuale del giocatore al giorno X, ovvero è una misura di sintesi di quelle che sono tutte non solo le qualità tecniche, mentali e fisiche che possiede la scheda di quel giocatore, ma anche ci rientrano per esempio la capacità di utilizzare sia il piede sinistro che il piede destro, oppure la capacità di svolgere più ruoli differenti. Insomma, è un numero di sintesi che potremmo in qualche modo, semplificando, associare all'overall che è presente per i giocatori di FIFA, ma non è proprio la stessa cosa. Comunque qui possiamo notare che Neuer ha un CA di 178 ed è il giocatore più forte della Germania. Sono tutte nazionali organizzate dai valori più alti ai valori più bassi. Ora non so se riesco a farvele vedere tutte, perché sennò magari il video diventa troppo lungo, ma sicuramente vedremo alcune nazionali per capire appunto la differenza che ci sta. Andiamo avanti, qui per esempio l'Inghilterra messa benissimo anche lei, con Harry Kane
con un CA di 183 fa veramente paura. E poi ci sono anche altri giocatori molto interessanti come Sterling, Grealish, che sta tra l'altro facendo anche un ottimo europeo. Anche la nazionale italiana è messa molto bene, perché magari mancherà il picco superiore a 170 che abbiamo visto in altre nazionali, però mediamente ci sono tanti giocatori sopra il 150 e questo chiaramente fa la differenza. Anche diversi giocatori sopra il 160 che ti danno chiaramente una mano decisamente superiore. Per capirci meglio, i giocatori con CA superiore a 150 sono giocatori che possono essere utili nelle normali carriere per vincere una Coppa dei Campioni, mentre i CA sotto chiaramente il 140 sono giocatori che non possono neanche giocare in una squadra che vuole puntare magari a vincere il titolo nazionale in un top campionato. Questo in linea generale, e poi ci sono sempre le dovute eccezioni, per carità, perché poi all'interno del CA bisogna anche vedere come sono stati spesi i vari valori, no? Perché magari un giocatore può avere un CA alto, ma ha speso punticini in statistiche che magari non servono per come lo volete utilizzare voi, ma quello è un discorso molto più ampio. Andiamo avanti. Questa chiaramente è la Macedonia, con una rosa che per la maggior parte è ovviamente molto scarsa, tranne forse i primi due elementi che sono veramente interessanti. Però era ovvio che questo ragazzo non poteva fare il miracolo con questa rosa che aveva a disposizione. Questa è l'Olanda, sicuramente più equilibrata, con diversi giocatori sopra il 150, anche se in realtà non sono tantissimi, però ci sono, pensate un po', ben tre giocatori sopra il 160. Poi abbiamo la Polonia, che è messa abbastanza bene, devo dire la verità, molto meglio rispetto alla realtà, con Lewandowski 184, ma con altri giocatori tipo Boniek lì davanti ad aiutare. Però è chiaro che questa compagine neanche poteva puntare molto in là, come invece poteva però puntarci il Portogallo. Vedete quanta dislivello ci sta tra le squadre che abbiamo visto magari in precedenza e per esempio il Portogallo, che persino può contare su Cristiano Ronaldo con 194 di CA, con Bernardo Silva 171, poi ci sono diversi giocatori superiori a 150 e qualche giocatore con CA superiore a 160. E poi c'è il caso della Svezia, che attenzione, non è sicuramente una rosa che può ambire magari ad arrivare in finale, però ha dalla sua il reparto migliore che può farle fare comunque la differenza, e di fatto ha fatto un ottimo europeo, perché lì davanti aveva due attaccanti veramente assurdi come Ibrahimovic e Nordahl. Devo dire che io ho sofferto molto la Svezia, forse anche più di quello che avrei dovuto probabilmente. E partiamo proprio dallo scontro con la Svezia, prima però vediamo anche i CA della Turchia. Questa era quindi la rosa che mi era stata assegnata. Come potete notare, tra i migliori 11 giocatori trovate tre portieri. Che senso ha, mi chiedo io, avere tre portieri molto forti, tra i migliori 11, stando uno ne puoi utilizzare? Ma che senso ha in linea generale, lo ripeto, avere come miglior giocatore un portiere per ribilanciare un team che già di per sé non ha comunque un portiere scarsissimo? Perché 145 sì, non è un fantastico portiere, ma ricordiamoci sempre che i portieri determinano fino a un certo punto. Quindi io personalmente avrei ribilanciato meglio le rose, non mettendo mai in quelle scarse come miglior giocatore il portiere, per cercare di rialzare ovviamente il CA medio. Sta di fatto che ringrazio l'inserimento di Akansukur. Ma andiamo a vedere quindi questa prima sfida, che apre di fatto la mia esperienza in questo Euro 2020 di questo torneo appunto online. Questo 4-2-4 è davvero molto curioso. Mi piace molto la alternanza di atteggiamenti diversi nella zona destra e sinistra laterale, con il supporto del terzino fortificante sulla destra, ma in attacco il sinistro, perché ha messo l'ala in supporto su sinistra e l'attacco a destra. Insomma, questa cosa funziona, mi piace molto, e qui dimostra chiaramente di avere conoscenze tattiche, ma il ragazzo ovviamente sa il fatto suo, su questo non c'è alcun dubbio. Non avrei mai fatto di base questa scelta del PCO in attacco con la seconda punta in supporto, perché sono entrambi giocatori che vanno più che altro a gestirlo il pallone, anche se diciamo che il PCO in attacco va un po' più a penetrare la profondità. E quindi il rischio qual era? Era quello di non attaccare troppo la profondità, ma lui chiaramente ha messo a giocare la palla negli spazi e quindi in qualche modo ha forzato le verticalizzazioni. Di base però giocare la palla negli spazi con il portare il pallone in aria dopo l'ultima patch non funziona, perlomeno offline. È una combo che ha fatto tantissimo bene nelle mie tattiche, per esempio su FM19, 20 e su 21, ma che dopo l'ultima patch ci hanno un po' distrutto i ragazzi di Sports Interactive. In transizione, ritornare, che devo dire che online funziona un po' meglio rispetto all'offline,
In fase di non possesso, beh, tutto normale, troviamo una linea di difesa molto alta senza il fuorigioco, perché il fuorigioco, soprattutto online, ho notato che funziona un po' male, nel senso che i giocatori tendono a muoversi in maniera un po' scorretta e quindi è più un rischio andare a mettere il fuorigioco nell'online. Vediamo come è finita, diciamo, questa partita tra Svezia e Turchia per il mio girone. Come potete chiaramente vedere dal risultato in alto a sinistra, è stato un disastro completo, però non per trovare chiaramente una scusante, accetto chiaramente la sconfitta e faccio i complimenti al mio avversario, ma tutto quello che poteva andare storto è andato storto. Gol su palle inattive, errori in fase di impostazione, persino il mio giocatore più forte, che è appunto il portiere, riesce a sbagliare il rilancio. Melberg, che non è sicuramente un fantastico giocatore, anticipa tutti, la gira quindi a Karlström. Karlström la tiene, la passa quindi a Nordahl, e qui si vede il colpo, l'intuito appunto del mio avversario nell'andare a mettere due giocatori che vanno a gestire il pallone e non attaccano la profondità, anzi accettano di passare il pallone tra di loro, attendendo che poi si inserisca qualcuno dalle retrovie. Grazie poi al portare il pallone in aria, abbiamo giocatori che tendono ad accentrare in questa zona di campo e non sfruttare la zona laterale, e questo ripeto è anche un controsenso però nel fatto che lui utilizza il concentrare il gioco sulle fasce. Ecco perché insomma ci sono alcune tattiche che chiaramente sfruttano alcune combinazioni che in qualche modo riescono un po' a mettere in difficoltà il gioco. Devo dire che lui è stato molto bravo a utilizzare, diciamo, queste manovre. Faccio i miei complimenti, mi piace molto la gestione dei due attaccanti, ripeto, che gestiscono la palla e attendono l'inserimento. Guardate quindi cosa fa Nordahl, la passa Ibra attende che arriva Kulusevski, che va fino in fondo, e poi chiaramente gran gol di Kulusevski, che era il terzo giocatore migliore, se non mi sbaglio, della squadra. Ancora Nordahl fino in fondo, ma qua rivediamola però l'azione, perché in realtà parte molto da prima, è molto più imbarazzante. Anche il secondo gol della Svezia deriva da un nostro errore, ci sta un calcio di punizione, noi buttiamo la palla in avanti con Emre e poi riparte invece l'avversario. Prima la palla arriva a Ekdal, quindi Nordahl va fino in fondo, chiaramente qui c'è tutto lo strapotere atletico di un giocatore con CA di 180 che si beve completamente non solo il mio difendente, ma poi riesce a fare anche un bel pallonetto. Quindi per questo vi dicevo, sì, bisogna riequilibrare chiaramente le rose, però bisogna fare attenzione, secondo me. Bisogna puntare sul potenziare tutti i reparti d'attacco per le squadre molto scarse, secondo me, e ci può anche stare, oppure bisogna fare un po' e un po', ma questo deve valere per tutti, perché non puoi presentarmi una Svezia con due giocatori con CA 180 che possono fare queste cose atletiche che non possono essere chiaramente bloccate facilmente. Come si fa ad avere a che fare con un giocatore che riesce a saltare l'uomo con questa facilità? Il terzo gol invece è un classico, lo si vede spesso anche nelle carriere online e offline, ovvero la rimessa laterale che poi dà in là all'azione. Svensson qui è velocissimo, l'abbiamo visto anche in precedenza, ma non è un giocatore stratosferico, quindi non mi lamento. Palla al centro per Ibrahimovic, che poi fa il gol in volée, gol di così di difficoltà veramente altissimo, e poi ci sta il gol di Nordahl. Ora, ripeto, io non voglio trovare assolutamente scuse, ho perso, faccio, diciamo, i complimenti al mio avversario, però secondo me, per quanto la Svezia non fosse sicuramente la Francia, l'Inghilterra, l'Italia, il Portogallo, era comunque una nazionale che era chiaramente molto più forte della mia in avanti, ma notevolmente più forte. Il mio prossimo avversario non ha sfruttato cose turche, insomma, non ha utilizzato stratagemmi particolari, ha semplicemente dimostrato capacità tattiche, conoscenze del gioco, perché se noi andiamo per esempio a vedere la zona laterale del campo, troviamo un'altra volta, diciamo, il discorso asimmetrico per quanto riguarda gli atteggiamenti. Vediamo che in fase di possesso non ha utilizzato la combo portare la palla in aria e giocare la palla negli spazi, in fase di transizione non ha utilizzato nulla di strano, nulla di strano neanche in quanto fase di non possesso. Ragazzo correttissimo, vediamo cosa abbiamo combinato contro l'Ungheria. All'inizio la partita si mette veramente bene per la Turchia, perché prima ci sta questo recupero di Riza, che abbiamo detto essere più forte in fase offensiva che in fase di ripiegamento, perché non è abilissimo appunto nel difendere, ma è molto bravo ad attaccare appunto la profondità. Recupera il pallone su questo ragazzo numero 10,
che poi si scatenerà nel corso della gara. Zoltán Cibor, che ha fatto la fortuna del Ferencváros e dell'Honved tanti anni fa, decide poi che è la sua giornata. Quindi guardate che gol riesce a fare qui per pareggiare l'incontro, una parabola assurda, gran gol appunto di Zoltán, che poi decide che deve fare anche il secondo. Guardate che bella azione quindi dell'Ungheria, che non solo ha pareggiato ma ha fatto anche la remontada. Ancora Cibor, ancora da quella zona di campo, ma io prenderò tanti gol in questa zona di campo. Dopodiché la partita cambia. Cambio il modulo, ero sceso in campo con un 4-3, cambio con un 4-2-4, che vi ripeto sarà veramente il meta di questo torneo. In pratica tutti quelli che incontrerò col 4-2-4 alla fine riusciranno a mettermi in difficoltà. Qui c'è il gol di Çalhanoğlu al 91-55 ed è qui che la vado a pareggiare, ma non è ancora finita, perché tutto quello che mi è andato storto nella partita precedente qui mi va bene. Infatti anche su questo sviluppo di calcio d'angolo, non subito ma con un giro di palla, poi si arriva alla rete del vantaggio di Yusuf per la Turchia, 93-50. Mi trovavo nel girone F insieme anche alla Germania. Non posso però farvi vedere l'incontro con la Germania perché di fatto non c'è mai stato. Ci siamo organizzati per due date di fila, mi ha dato sempre buca il ragazzo della Germania, perché purtroppo fa un lavoro notturno, gestisce se non mi sbaglio un bar, e quindi giustamente aveva poco tempo e lo capisco perfettamente. Quindi mi ha dato la vittoria a tavolino, perché purtroppo non poteva mai trovarsi insieme per giocare, e quindi la Turchia passa clamorosamente come seconda in questo girone. Chissà come sarebbe andata con la Germania. Germania che però si riesce comunque a qualificare come terza. Nel girone D passano Olanda e Galles, nel girone C Spagna e Inghilterra, questo era un girone veramente terribile, e poi nel girone E Russia e Francia come prime e seconde, la Danimarca come terza, così come la Germania, perché ovviamente passano anche le migliori terze, le quattro migliori terze. Poi nel girone A Belgio e Slovacchia come prima e come seconda, Ucraina come terza, e poi nel girone B passano come prima e seconda Italia e Repubblica Ceca, Portogallo come una delle migliori terze. Vediamo come prosegue però questo europeo. E questi sono stati gli accoppiamenti agli ottavi di questo Euro 2020, con subito una sfida importante per la nostra piccola Turchia, perché andiamo ad affrontare non solo un'Olanda con CA più alti dei nostri nei suoi migliori giocatori, ma soprattutto andiamo ad affrontare un ottimo allenatore che ha portato la sua Olanda a qualificarsi con punteggio pieno, e io avevo tanta paura di affrontare questo ragazzo molto bravo. Dopodiché però dovevo anche essere grato nella sfortuna di aver beccato una scarsa nazionale, perché ero finito comunque nella parte destra, dove sicuramente c'erano meno nazionali forti. Vediamo quella di sinistra, c'erano tutti incontri mitologici, leggendari, come Italia-Germania, classico intramontabile, Belgio-Inghilterra, Portogallo-Svezia. Attenzione, perché la Svezia sicuramente sulla carta è più scarsa del Portogallo, però attenzione a quei due in attacco che possono essere comunque letali. Comunque Portogallo così come Francia avevano uno scontro un po' più abbordabile rispetto chiaramente a questi scontri un po' più equilibrati in questa zona di sinistra. Però attenzione anche al Galles, perché ovviamente qualche giocatore dal passato poteva provare a creare qualche scherzetto. Ad ogni modo, vediamo come finiscono questi ottavi. Il nostro prossimo avversario, il CT dell'Olanda, crea questo 4-4-2 che chiama però CT Francia. Curiosa questa scelta. Questo è il modulo iniziale, poi è chiaro che gli allenatori possono fare anche delle modifiche durante il corso di 90 minuti, ma a fine save resta quello che hanno messo come modulo iniziale, con doppio centravanti, regista retratto, centrocampista di qualità, doppia ala d'attacco, esterno invertito. Sinceramente posso capire l'esterno invertito a destra, a sinistra un po' meno, perché secondo me diciamo qui non può spingere più di tanto, perché il regista retratto di fatto al tenere posizione, quindi qui troverebbe un po' un tappo. Però sta di fatto che la scelta che ha fatto il mister è questa. È un modulo che mi ha messo tanto in difficoltà, è un modulo che è fatto bene, perché troviamo per esempio il portare il pallone in aria senza il giocare la palla negli spazi. Qui le sovrapposizioni hanno meno senso secondo me, perché è chiaro che qui se tagli verso il centro non puoi andare largo, però le sovrapposizioni in questo caso servono più che altro per spingere i terzini. Cerco di capire perché le ha messe. Lato transizione non ci sta nulla da dire, lato non possesso anche lui non mette il fuorigioco, ma in questo caso diciamo che è giustificato anche dal fatto che utilizza una difesa standard, quindi può tranquillamente di base non mettersi il fuorigioco, che è sicuramente più efficace quando le difese sono alte. Vediamo cosa è successo in campo.
Come al solito, la nostra partita inizia bene, ma poi deve sempre andarsi a complicare, perché all'inizio andiamo sì in vantaggio con Emre, che poi non trova lo spiraglio, quindi parte la retrovia, ancora Yusuf, tiro a giro pazzesco e la Turchia è in vantaggio con l'Olanda clamorosamente. Qui c'è un errore però in fase di impostazione, cerchiamo di vederlo prima perché sennò poi si capisce meno. Qui ci sta un errore di Riza in fase di impostazione, Wijnaldum la butta davanti, qui siamo chiaramente scoperti, fantastico contropiede dell'Olanda che la pareggia con Depay che la gira Quincy, diagonale mostruoso, gol del pareggio valevole appunto per Olanda-Turchia. Dopodiché Emre per Lefter, Under ancora Lefter, ancora Emre, c'è densità a centrocampo che porta poi a Kansukura a fare il gol in diagonale, la Turchia passa in vantaggio ma poi la chiude qua con questo rigore di Akan Çalhanoğlu. E forse questa è l'unica partita dove ho un XG più basso del mio avversario e forse sono stato anche un po' più cinico del mio avversario, sono riuscito a portarmi a casa questa vittoria fondamentale per passare appunto gli ottavi. Vediamo quali altre squadre hanno passato questi ottavi. E dopo aver superato l'Olanda, la nostra Turchia va a confrontarsi contro la Russia. Forse queste due squadre sono le più incredibili outsider di tutta la manifestazione. Devo fare i complimenti. Forse questo allenatore, quello della Russia, è il più forte allenatore che abbia mai incontrato in questa manifestazione, almeno io personalmente, mi ha messo in crisi in maniera incredibile con quel 4-3. Devo anche dire però che i gol sono arrivati sempre dal lato di Riza, che ripeto è veramente scarso come vedrete, ma devo fare assolutamente i complimenti, mi ha veramente stupito, veramente molto 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 bravo, non lo conosco ma gli faccio veramente i complimenti, ha fatto qualcosa di incredibile con quel 4-3-3. Dopodiché troviamo Spagna e Repubblica Ceca, qui chiaramente la Spagna sulla carta parte favorita perché è molto più forte. Poi troviamo Portogallo e Galles, quindi vuol dire che il Galles ci ha stupito, ha superato la Francia che sulla carta era sicuramente molto più forte, il Portogallo aveva un ossicino duro però sulla carta era più forte, quindi ci sta, non mi stupisce questo passaggio del turno. Inghilterra e Italia hanno dovuto affrontare compagini molto toste e ora si affronteranno tra di loro, andiamo a vedere il nostro incontro. Quella tra Turchia e Russia è stata una partita pirotecnica senza esclusione di colpi, dove c'è stato un protagonista in particolare, ovvero Arshavin, che ha fatto quello che voleva sull'out di sinistra. È stata una partita però condizionata anche dagli eventi, perché subito, per esempio, si fa male il nostro attaccante al 33esimo, Akansukur fuori, e perdo il migliore elemento che ho in avanti. Poi però anche l'avversario si beccherà l'espulsione al 52esimo. Vediamo però i gol. In primis passa in vantaggio quando ancora siamo diciamo con lo stesso numero di giocatori il mio avversario, grazie a questo gol di Arshavin che fa un bel diagonale su palla protetta in presenza da Zuba. Quindi ci sta l'espulsione per il nostro avversario, quindi anche rigore per Burak che va a fare quindi il pareggio, dopodiché palla persa a centrocampo in maniera veramente disastrosa, quindi netto in avanti per Arshavin. Guardate che bel gol a giro, devo dire che pur non avendo un CA di 160 sto Arshavin era stato fatto veramente bene. Palla in avanti poi del portiere avversario completamente sbagliato, quindi Under la passa a Yusuf che fa un gol veramente delizioso, quindi palla in gol e nuovamente partita in pareggio. Nonostante appunto il nostro avversario fosse in inferiorità numerica, nonostante fosse infortunato, guardate cosa ha combinato Arshavin che addirittura riporta in vantaggio la Russia 3-2. Poi ci sta nei tempi supplementari al 113esimo questo colpo di testa di Lefter per Irfan Khan. Sto giocando senza punte perché pure Burak si è fatto in qualche modo togliere, perché insomma stava combinando il disastro, e quindi con solo i centrocampisti passo quindi al pareggio. Ci saranno i rigori, li sbagliamo entrambi tutti e due. Çalhanoğlu, questo dovevo capirlo su Çalhanoğlu, non dovevo fare più errori su Çalhanoğlu dopo questo errore sbagliato. Sta di fatto che poi alla fine, anche se il mio avversario ha iniziato per primo, non è riuscito a portarsi a casa la partita, perché il quinto rigore noi lo segniamo dopo aver segnato altri due gol, quindi sbagliando un gol in più il nostro avversario dal dischetto ci fa passare. E questo dimostra che Piqué è un gran fanfarone, perché diceva che chi li batte per primo è avvantaggiato. Non è assolutamente vero.
Sono stato sicuramente fortunato a giocare con la superiorità numerica, anche se, direte voi, non si è vista per quanto riguarda i gol. In realtà si è vista in campo, perché noi abbiamo fatto valanghe di tiri. Guardate l'XG, 4,17 contro 1,21, è più alto del triplo, ma soprattutto i tiri in porta, 13-5, di cui 28 totali a 10, sempre numeri 3 volte superiori. Sono queste quindi le semifinali di Euro 2020 per quanto riguarda questo torneo online, con la Turchia che clamorosamente arriva in semifinali, e penso che nessuno avrebbe mai scommesso un nichelino su questa nazionale. Al di là di quello che è stato il percorso della Turchia, c'è da dire che c'è anche un'altra clamorosa sorpresa, ovvero quella del Galles. Ha buttato fuori il Portogallo, che è sicuramente una delle nazionali più forti dell'europeo, però c'è anche da dire che il Galles ha sfruttato la superiorità numerica, perché da un certo momento in poi il Portogallo ha giocato in 10, quindi sì, magari ha perso in maniera rotonda, però va anche considerato chiaramente che giocava il Galles in superiorità numerica. Arriva anche l'Italia, che supera l'Inghilterra con l'undicesimo rigore che viene sbagliato dagli inglesi e viene segnato dall'Italia, e questo poi porterà l'Italia a superare la sfida dei quarti, e quindi sarà Italia-Galles e Turchia-Spagna. Andremo quindi a vedere adesso le semifinali. La Spagna si presenta con tre moduli molto spregiudicati: questo 4-3 Turk Control Possession, che poi evidentemente ha modificato un po', perché c'è scritto anche personalizza poi in italiano. Poi con questo, sempre con difesa 3, con questi terzi modificanti sulla mediana, quindi tra il centrocampo e la difesa, con la seconda punta e tre giocatori sulla tre quarti. Molto curiose questi disegni, devo dire. Faccio i complimenti per aver ideato appunto questi moduli molto strani. E in possesso andiamo a vedere un po', soprattutto quella con cui farà più minuti, ovvero questa. Andiamo a vedere quindi la fase di possesso con concentrare il gioco e sovrapposizione, quindi sulla sinistra, una squadra molto stretta, portare il pallone in aria, quindi per sfruttare il tiki-taka, proprio simbolo insieme alla creatività di una squadra come quella spagnola, che insomma gioca con il fraseggio, con il palleggio. In fase di transizione nulla da segnalare, in fase di non possesso una squadra davvero molto 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 compatta per sfruttare appunto il giro del pallone. Ovviamente in questo caso non ci può stare l'impedire i passaggi corti del portiere, perché attaccante sta troppo lontano, quindi ottima scelta anche quella di non andare a mettere un pressing eccessivo, perché è ovvio che questi giocatori devono soprattutto preoccuparsi di non far vedere mai il pallone all'avversario. Questa è la formazione che lui utilizza di più, ma soprattutto nella parte finale della partita lui utilizzerà un 4-2-4 davvero aggressivo, che a un certo punto penso si trasformerà con un attacco a 5 proprio negli ultimissimi minuti. Metterà dentro valanghe di giocatori molto offensivi. Tra l'altro Morata parte in panchina, questo giocatore qua, che ha un CA devastante, parte in panchina. Vediamo i gol. Come potete notare, questa partita l'ho persa 3-2, al 77esimo eravamo ancora sullo 0-0, poi ci sta questo calcio di punizione del nostro difensore centrale, che la butta lateralmente, c'è un Der che da solo, ci mancava solo che sbagliava, va a fare il gol del vantaggio in diagonale. Poi la Spagna, vedete come adesso è passato ad una tattica diversa, no? Lui giocava con tre giocatori lì davanti, qui gioca invece col 4-2-4, perché ovviamente deve recuperare poi il gol, e subito lo fa, al 79esimo con Traoré, subito palla nell'area di rigore, Olmo di testa. Mi sarei aspettato un gol di testa da un altro giocatore, ma sicuramente non da Olmo. Qui ci sta poi un rigore sbagliato in realtà della Turchia, che non ci ha fatto vedere momentaneamente la regia. Io da oggi questo giocatore non lo posso più vedere, non so voi, ma io a Calhanoglu non lo posso più vedere dopo questo errore. Tra l'altro la para De Gea, cioè De Gea, che in realtà secondo me è un po' sopravvalutato, però nel gioco è un buon portiere, per carità, questo per dimostrare per l'ennesima volta che i portieri non sono determinanti. Probabilmente De Gea ce l'aveva un po' con me, con tutte le cose che gli dico brutte in real life. Siamo ancora quindi su 1-1, c'è questo giro palla continuo che porta a Kansukur però a fare nuovamente il gol del vantaggio per la Turchia. Dopodiché però io faccio un errore, secondo me qui mi sarei dovuto difendere. È anche vero che normalmente su FM, se ti difendi, rischi magari di prendere il gol, però questo vale soprattutto nell'offline. Nell'online devo dire che quando ho affrontato certi ragazzi, non in questo europeo, ho notato che
Se ti metti con la difesa a 3, hai qualche vantaggio tattico in più nel riuscire a gestire meglio la partita quando devi contenere l'avversario. Quindi piccolo consiglio: se magari volete provare una difesa a 3 quando vi dovete difendere, magari potrebbe essere la scelta giusta. Sta di fatto che purtroppo, insomma, qui arriva il gol del pareggio all'84esimo con il non entrato Morata. Morata entra, tenta di colpire di testa, non ce la fa, poi ci sta Spiliqueta che dice alla porta: oh, e riprovaci. La porta la butta al centro per Morata e c'è il gol del pareggio. Questo è per esempio il terzo gol che fa vincere poi la Spagna. Guardate qua che cosa fa, qui non ci sono più neanche il 4-2-4, qua ci sono una valanga di giocatori su tre quarti, si è giocata benissimo l'avversario, devo dire la verità, se lo poteva anche permettere perché i giocatori forti ce l'aveva, ha messo tre difensori tutti in avanti, bravissimo veramente, e qua c'è Morata che giustamente sta da solo e andrà a fare gol. Sicuramente avrei potuto difendermi meglio, per carità, sta di fatto che la Spagna secondo me era molto più forte, non per trovare scuse, ma vi voglio far vedere i CA del due team. E qui troviamo le due rose a confronto, sulla parte sinistra la Turchia, sulla destra la Spagna, sono ordinate sempre in base al CA decrescente dei calciatori di cui abbiamo già parlato a inizio video. Come potete notare, sulla destra nel cerchietto rosso trovate ben 6 giocatori con un CA molto più alto di qualsiasi altro giocatore che è presente nella Turchia. Dopodiché trovate nel quadrilatero verde ben 4 giocatori per la Turchia che riescono a superare il CA di 150, che è sicuramente un CA molto importante, che ripeto, volendo tradurlo in termini di gioco offline, servono per vincere competizioni continentali. Mentre qui nella zona di destra troviamo la bellezza di 17 giocatori all'interno del quadrilatero verde con un CA superiore al 150, quindi insomma si vede che le due rose sono completamente diverse. Mentre questo è ancora più clamoroso, all'interno di questo quadrilatero blu per quanto riguarda la Turchia ci sono solo 8 giocatori con CA superiore al 143. Il giocatore con CA 143 lo troviamo nella Spagna come terzultimo giocatore, cioè è imbarazzante la differenza tra le due rose. Poi ripeto, non è una voglia di trovare scuse, ci mancherebbe altro, io faccio assolutamente i complimenti al mio avversario che, ripeto, se l'è giocata benissimo, ha fatto tutto quello che avrebbe dovuto fare, quindi complimenti al mio avversario, però non si può non notare che le due rose sono completamente diverse, quindi questo sicuramente influisce poi nelle competizioni online. Secondo me, mio modesto parere, quando si va a creare una competizione di questo genere non ci può essere troppa distanza tra le varie rose, perché io posso capire che magari una nazionale può essere più forte in attacco, un'altra più forte in difesa, per carità, però se tu rendi già in partenza queste differenze, è chiaro che le persone lo sanno che non possono arrivare fino in fondo. Secondo me quando si creano competizioni online le rose devono essere assolutamente più bilanciate. Ecco, qui si può chiaramente con la tattica provare a diminuire le distanze, ma se una squadra è molto più forte dell'altra, beh, deve sbagliare quell'altro per poterlo battere, purtroppo. Non è che si può fare il miracolo, non è che siamo tutti Harry Potter, voglio dire. Quindi purtroppo certe sfide erano condannate ad andare in un certo modo. E io, ripeto, faccio ancora i complimenti all'allenatore della Russia, perché mi ha veramente sorpreso e moralmente io mi sento battuto in quella sfida. Quindi non ho paura ad ammetterlo. Sta di fatto che il video finisce qui. Faccio i complimenti a tutti i partecipanti, tutti onesti, ci mancherebbe altro. Un bacione a tutti voi, ci vediamo al prossimo video di Football Manager o, se volete, in live su quella piattaforma viola dove va di live tutti i giorni. Buon salvone!